Ubisoft ha scelto un evento molto speciale per presentare Operation Phantom Sight. Parliamo ovviamente delle finali della Pro League 9 che si stanno tenendo, si sono tenute a Milano e sono stati per tutto gli sport italiano un evento unico, forse il più grande mai avuto sul suolo italiano. In ogni caso, concentriamoci su Operation Phantom Sight, tratto ovviamente del secondo contenuto dell'anno 4 di Rainbow Six Siege, contenuto che porta agli utenti che lo acquisteranno, insomma che lo giocheranno, due nuovi operatori come il solito e poi il rework di una mappa. Andiamo a vedere un pochino nello specifico i contenuti. Il primo operatore è Nuke, attaccante danese che fa parte di un gruppo di forze speciali assolutamente impronunciabile, quindi non ci tenteremo nemmeno, che ha una particolarità, ovvero la possibilità attraverso un dispositivo che ha al polso di diventare completamente invisibile alle telecamere e anche di non produrre rumore. Perché questo è interessante? Perché ovviamente Rainbow Six Siege ha moltissimi operatori in grado di utilizzare gadget e tecniche che utilizzano le telecamere per spiare gli avversari. In questo caso Nuke ha una counter a tutti questi sistemi e può muoversi liberamente senza essere vista appunto dalle telecamere e senza essere sentita. Dove sta il trucco? Dov'è la complessità per chi la utilizza? Intanto queste meccaniche la portano a muoversi da sola all'interno della mappa e questo ovviamente la carica di responsabilità, perché un errore ed è morta e lascia la squadra in una persona in meno. In più la sua invisibilità è comunque puntellata da una serie di regole a cui deve attenersi. Non può ad esempio correre, non può essere ferita e ovviamente anche quando spara l'invisibilità viene parzialmente persa e sulle telecamere appare una sorta di effetto glitch. Si prospetta insomma come un operatore particolarmente complesso da utilizzare. Forse non così tanto complesso, ma sempre piuttosto interessante, è Warden, operatore americano che fa parte di questo gruppo, di questa agenzia dei servizi speciali americana con sede nel Kentucky. Questo ovviamente è l'ore che Ubisoft vuole dare come sempre a Rainbow Six Siege. Qual è la sua particolarità? A parte il look, si presenta in giacca e cravatta, una specie di emulo di James Bond in salsa Siege. Warden ha la particolarità che è un difensore con una grossa armatura, ha 3 di difesa e uno solo di velocità, quindi non è molto mobile, e dispone tra i suoi gadget da agente speciale di questi occhialini che solo quando è fermo gli permettono di vedere attraverso il fumo. Ovviamente questo sistema, unito anche ad esempio alla possibilità di posizionare sul terreno uno scudo, gli permette di piazzarsi, facciamo un esempio, a difesa dell'obiettivo, magari scegliere una linea di tiro e difendere al meglio possibile dagli attacchi, dalle imboscate, dagli ingressi in stanza degli avversari. Insomma, due operatori molto diversi che però vanno sempre nella direzione di aumentare quella che è la varietà all'interno di Rainbow Six Siege. Parliamo anche brevemente della mappa. Come abbiamo detto, non c'è una mappa nuova, c'è un rework. Rework di una delle mappe più amate in assoluto del gioco, parliamo ovviamente di Caffè Dostoevsky. In questo caso Ubisoft ha scelto di non stravolgerla, ma di migliorarla. Facciamo alcuni brevi esempi. Ad esempio, la cucina è stata rivista pesantemente per aumentare l'interattività, ci sono più oggetti con cui interagire, sono state cambiate alcune stanze, alcuni oggetti all'interno delle stanze per creare nuove meccaniche, è stato aggiunto un quarto obiettivo e, sempre per fare un ultimo esempio, è stata aggiunta una botola sul tetto e è stata leggermente spostata la scala nella lobby. Insomma, un pacchetto, quello di Phantom Sight, che è assolutamente in linea con quanto fatto in precedenza da Ubisoft con le varie operazioni, che si propone di non sconvolgere un gioco oramai ultra consolidato, ma che sembra davvero poter sia soddisfare gli utenti un pochino più casual, si fa per dire, perché comunque è un gioco molto hardcore, sia invece le esigenze di una community, un movimento eSport veramente sempre più grande, e l'abbiamo visto anche qua a Milano, sempre più in salute. In ogni caso, Operation Phantom Sight in arrivo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane su Rainbow Six Siege.